qui un po' con il mal di gola, un po' raffreddata, e volevo farvi un altro video della spesa e bio, insomma, di cosette che ho preso sia nei supermercati che alla Lidl per quanto riguarda le cosine della cucina. E allora, inizio però dalle cosette che ho ripreso in azienda agricola. Voi sapete che io mangio un quantitativo gigantesco di verdure, per cui ho ripreso, praticamente faccio un giro velocissimo perché sono veramente tante. Allora, ho preso un chilo di cicoria, 4 kg di patatine, queste qui insomma che tanto mi dureranno massimo 2 settimane. Poi, questa non è azienda agricola, ma ho trovato un altro supermercato che si chiama Io Naturale Bio, comunque un'altra zucca ho preso, come se non bastasse la precedente dell'altro video, ne ho presa un'altra intera perché io e la zucca abbiamo un rapporto proprio d'amore meraviglioso. Poi che altro ho preso? Vediamo se ci riesco. Ho preso, eccole qua, sempre nell'azienda agricola dove vado, ho preso un po' di zucchine che erano rimaste, altri pomodori sempre che aveva, un pochino di cipolle, il mio amatissimo aglio, ho preso 3 teste di aglio, e quindi diciamo verdura, sì, poi c'è quella parte piccolina di Lidl, quindi diciamo che per quanto riguarda l'azienda agricola la verdura è terminata. Poi ho preso in un'altra azienda agricola la farina di tipo 2, e sempre biologica, quindi ho preso, qui dice 5 kg, in realtà sono 5 kg e mezzo, e insomma, tanto lo sapete che faccio pane e pasta a casa, quindi ne consumo veramente tanta. Poi, allora ragazze, poi, io non so se voi ce l'avete vicino, se lo conoscete, io la prima volta che ci andavo mi sono trovata bene. Allora, si chiama Famila o Famila, non so qual è la pronuncia corretta, ed è un supermercato molto molto grande e aveva un sacco di offertine. Essendo appunto la prima volta che ci andavo, ho preso quello che aveva in offerta. Allora, innanzitutto sapete che sto facendo la raccolta dei prodotti messicani perché devo fare un video sulla cucina messicana, e quindi ho trovato della marca Santa Maria, che io di solito la trovo alla Coop, e ho preso appunto queste tortiglie pizza praticamente, perché mi serviva appunto una base pizza da personalizzare con ingredientini, con il peperoncino, insomma una cosetta sfiziosa, vedremo un po' che ci combino. Poi, sempre di questa marca qui, che è quella che vi facevo vedere degli hamburger vegetali che utilizzavo prima ancora di quelli di Soia San, che erano quelli con i semi di zucca, carciofi, melanzane, ho trovato questi cordon bleu assolutamente vegetali, quindi non ci sono neanche le uova dentro, e sono contenta perché diciamo non sono malaccio gli ingredienti, anzi insomma per essere un prodotto chiuso sono più che buoni i prodotti, quindi gli ingredienti, quindi vi farò sicuramente sapere come mi troverò. Certificato ICEA vegan, ma vabbè, insomma, al di là di quello direi che si può fare. Sono 2 e si presentano così, non mi sembrano affatto male, quindi vi farò sicuramente sapere. Poi, avevo completamente finito il farro, voi sapete che io adoro il farro di Terra e il Cielo, non sono riuscita a trovarlo, non sono riuscita a passare da loro in azienda, e quindi ho preso la marca Nuova Terra, di cui di solito utilizzo la canapa decorticata, e come ho preso l'altra volta il grano saraceno, lo trovate anche a Conad come marca. E poi ho trovato in offerta queste paste Figarofalo, voi sapete che io l'adoro come marca, e quindi ho preso 2 pacchi della mezza manica. Poi un pacco di fusillo, anche se diciamo il fusillo è una pasta piuttosto estiva, o bene o male io utilizzo prettamente d'estate, però era in offerta, l'ho pagata 70 centesimi a pacco, quindi insomma un'ottima offerta. Poi ho preso le farfalle che adoro, che insomma non potevano mancare. Poi assolutamente non poteva mancare il mio formato casareccia. Poi la lumaca, che assolutamente mi piace un sacco, soprattutto nelle zuppe. E poi in ultimo ho voluto prendere questa, simile al sedanino della Conad, però questa qui mi sembrava ancora più piccolina, e volevo provare a farci la pasta con il formaggio fuso, ma insomma vediamo di trovare un'altra alternativa al formaggio, quello tradizionale, e quindi volevo farci tipo una pasta del genere, vediamo un po' se mi riesce, ovviamente poi vi faccio sapere. E poi vabbè, in ultimo ho preso questi qui che sono i lievital, insomma il lievito per la pizza, il pane, non so voi, ma alla Conad il lievital non si trova più, cioè ora solamente il loro lievito, che onestamente non mi ci trovo molto bene, quindi quando trovo qualche supermercato nuovo vado dentro e giusto a prendere il lievital. Ok,
fatemi sapere quindi se conoscete questo supermercato Famila o Famila, insomma, non mi sembra male, anche dentro era molto bello anche il reparto delle verdure, insomma, tutto quanto. Poi vabbè, io le verdure le prendo, cerco di prenderle sempre in azienda agricola, però devo dire che è un bellissimo supermercato, una bella novità. Ok, direi di passare rapidamente alle cosette che ho preso da Lidl, ovviamente c'era l'offerta della cucina. Quindi, prima di tutto ho preso due avocado, anche questi qui belli maturi, così stasera me lo mangio, quindi ne ho presi un paio. Poi, allora, fra 3-4 settimane, io spero anche prima, tornerà disponibile la cassetta Yalari. Ve la ricordate quell'azienda agricola di cui ho parlato anche l'anno scorso un sacco di volte? Quindi torneranno le arance e le clementine, quindi anche, insomma, ovviamente anche i limoni e tutte le cosette. Però siccome io, avendo un po' di mal di gola, ho detto fammi prendere un po' di arancette, quindi ho preso giusto una rete di arance per farmi la spremuta stasera. Quindi prepariamoci che tra 3-4 settimane arriverà la cassetta da 20 kg, non vedo l'ora. Poi, sempre la Lidl, per fare un video, mi sembrava una cosa carina, volevo farvi vedere queste zucchette che ovviamente non sono commestibili, sono solamente ornamentali, quindi appunto siccome ci devo realizzare un video particolare le ho viste e le ho volute prendere. Peccato che un paio si sono già rovinate, non c'hanno neanche 2 giorni, e si sono proprio ammuffite, una fuori è proprio tutta nera, quindi l'ho già buttata, diciamo, però perché insomma sono carine, tutte colorate, particolari, insomma, per realizzare il video appunto autunnale con la zucca. Poi, per quanto riguarda le offertine della Lidl, che ho preso sia l'altra volta, che era il 2, non mi ricordo, comunque oggi quelle del 6, ho preso queste tazzine, ho fatto vedere anche la foto su Instagram, molto carine, che sono appunto queste tazzine in silicone, non so che cosa ci farò, magari qualche muffin, qualcosa di carino, e vanno ovviamente anche in forno, poi si servono questi piattini di plastica, quindi proprio ragazzi è una cosa deliziosa, devo assolutamente provarle in qualche ricettina e poi vi farò sicuramente sapere. Poi, sempre di quell'offerta, ho preso questi stampi lecca lecca, perché una mia amica che ha la pasticceria mi ha regalato praticamente questi qui, i bastoncini proprio, e quindi cercavo anche l'anno scorso questi stampi appunto, ma non ne avevo trovati tanto di carini, insomma. Poi ho visto questi due, sia con il cuoricino che con il fiorellino, sicuramente qualcosa ci combinerò. Poi ho preso semplicemente quello per i muffin, insomma, come si chiamano, i pirottini da muffin, ce l'avevo un pochino, però mi sembravano carini come colore, insomma, per decorare. E poi alla fine ho preso questi qui che sono per lo zucchero a velo, vedete qui, eccoli, e sono di vario tipo, insomma, ci sono a pois, ci sono i chevron, quello praticamente con i simboletti triangolari, poi ci sono questi con i cuoricini, le stelline, insomma, una cosetta carina per decorare le torte. Poi, mi sembra, quella vecchia è, sì, tutto terminato, perfetto. Per quanto riguarda quella di oggi, che è appunto 6 ottobre, ho preso un pochino di cose che sono tutte prevalentemente natalizie, tranne questa, mi sembra, sì. Allora, questa qui era una vita che cercava uno stampo un pochino più piccolino che si potesse poi aprire, quindi appunto si cola dentro l'impasto e poi si solleva, quindi ottimo, perché non in commercio solamente da 24 in poi, quindi insomma venivano veramente torte troppo grandi, anche quando faccio le prove eccetera eccetera, poi dopo se non mi riesce qualcosa mi tocca mangiarla, e quindi cercavo una cosina un pochino più piccolina, più contenuta, anche perché noi a casa siamo in 2, quindi questa è la taglia giusta, perfetta. E poi ho voluto prendere questi stampi qui, ormai siamo proprio già a Natale, infatti l'ho presi per quello. Allora, eccoli qua, sempre in silicone, per farci i biscottini, carinissimi questi, insomma, dolcissimi, proprio semplici, morbidi, insomma, perfetti appunto per il Natale. Poi, stessa cosa, ve li apro così si vedono meglio. Eccoli qua, che sono le mezze pallette per l'albero di Natale, troppo carine, poi magari al limite le andrò a decorare con qualcosa, con qualche colore in gel, insomma, poi vediamo, insomma, troppo carini, mi sembra 3,99, una cosa del genere, insomma, dai, un prezzo piuttosto contenuto, si può fare. E poi in ultimo questa stella, che piuttosto che metterci l'impasto per i biscotti o per il ciambellone, diciamo che io l'ho vista più per il cioccolato,
troppo carina per fare queste pallette da cioccolato piatte, stupende, eccole qui, pure babbetto Natale, no, troppo carina, e quindi l'ho voluta prendere. Insomma, vediamo poi più avanti che cosa ci realizzerò. Allora ragazze, niente, io spero insomma di avervi fatto compagnia con questo piccolo video per quanto riguarda la spesa bio aggiornamento. Insomma, tanto più o meno lo sapete quali sono i miei gusti, inizio sempre un po' con le verdure e poi finisco sempre alla Lidl con gli acquistini insomma per la cucina, perché sono troppo carini. Insomma, io niente, vi mando un bacio grande e come al solito con tutto il mal di gola, ci vediamo alla prossima, ciao!